Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Movila. Oggi facciamo qualcosa di diverso, usciamo un pochettino, siamo sul monopattino, è domenica, è tutto bellissimo. Oggi andiamo a vedere insieme un nuovo kit che mi ha mandato Andy Cine, che è destinato ad una categoria di persone ben precise, di creativi ben precisi, ovvero di chi fa molto vlog in leggiadria, diciamo così, ed è per questo che vi sto portando insieme a me con in giro col monopattino, appunto per essere un pochettino più estremi, più meno confortevoli della situazione in studio, e quindi andiamo a vedere un attimino di che si tratta questo kit. Ragazzi, bentornati sul canale di Movila. Io sono Alessandro Costanzo e sono un filmmaker. Quindi, come avete visto nell'anteprima, oggi ci occupiamo di Andy Cine, che ci ha mandato, ci ha proposto questa seconda collaborazione attraverso questo kit destinato a dei creativi vlogger. Anche se noi non siamo propriamente dei filmmaker che vloggano, sicuramente all'interno di questo kit ci sono dei pezzi interessanti anche appunto per chi non vlogga prioritariamente. Ovviamente ragazzi, tutti i link saranno in descrizione di questo prodotto e delle varie cose di cui parleremo, per cui vi invito a eventualmente acquistare da questi link e di seguire il canale Telegram, in cui cerchiamo di proporvi le migliori offerte che quotidianamente, diciamo, si palesano nascoste o meno nascoste nel web. Quindi ragazzi, direi di partire con un unbox e poi ci facciamo un giretto con questo vlogger kit di Andy Cine. Dunque, tiriamo fuori dalla scatola tutti i vari componenti e rapidamente li usciamo dalla loro sagomatura in plastica, come vedete, e ci troviamo davanti a questi vari accessori. Iniziamo con quello che ritengo il più delicato, se vogliamo, visto che nonostante riesca a reggere 2,5 kg, 3 kg, è comunque in plastica appunto totalmente, escluse le filettature, se vi casca a terra potrebbe esplodere, quindi comunque è da tenere in considerazione, però il suo lavoro lo fa. Stessa cosa dicasi per scusate, la testa a sfera, che è in plastica, come potete anche sentire dai suoni, eccezione fatta per le filettature. Questo invece è il piccolo pannellino LED, ritengo che sia la cosa più interessante insieme al microfono di tutto il kit, per cui comunque ne vale la pena. Diciamo è uno di quei pannellini tipicamente rebrandizzati che fanno il suo lavoro. In questo caso è arrivato totalmente scarico, quindi lo vedete in questo caso alimentato con un piccolo power bank e niente, può fare un'escursione, diciamo, di 360 gradi in quello che è lo spettro del colore, ha la possibilità di essere dimmerato e poi si possono cambiare le modalità, ovvero gradi Kelvin, RGB oppure effettistica varia. Quindi effetto dell'ambulanza, effetto della candela, tutte queste robe qui che abbiamo già imparato a conoscere in altri in altre situazioni RGB. Andando avanti, questo qui è la clip che va a tenere il nostro smartphone, anche qui sentite una predominanza assoluta di plastica, quindi una cosa da tenere in considerazione. Ho notato che un po' tende a muoversi, però potete provare anche a stringerlo un po' di più perché comunque è gommato nella sua parte interna e niente, presenta una filettatura nel retro e diciamo nella parte sottostante. Qui abbiamo lo shock mount, diciamo ciò che va ad attutire le vibrazioni del microfono, quello che sarebbe un simile Rycot, e niente, questa qui è la configurazione con la spugnetta del microfono, che può essere sostituita con il dead cut che vedete in alto a destra, ve lo faccio vedere, ecco, è semplicissimo da inserire, quindi questo quando c'è parecchio vento lo potete tranquillamente adoperare. Infine troviamo tutta la parte dei cavi, qui abbiamo il cavetto stereo da 3,5 pollici per le mirrorless e invece qui il TRRS per i vostri smartphone. E dunque vi faccio vedere un esempio di come può essere utilizzato. Lo monto proprio
seduta stante insieme a voi, lo blocchiamo. Naturalmente in una condizione luminosa come questa, andare a montare anche il leddino non ha molto senso, ma lo facciamo lo stesso. In questo caso io adesso lo accendo, vediamo se fa un po' di luce. Sì, in questo caso è in modalità RGB, che può essere cambiata da qui dietro comodamente attraverso il display, e con i vari click sul pulsante di accensione si cambiano le modalità, che sono switchate tra appunto temperatura, colori in gradi Kelvin, RGB o effettistica varie come l'ambulanza, la candela, tutte ste robe qua. Noi per praticità lo mettiamo in gradi Kelvin, 5180, quindi va tutto sommato, in qualche modo sì, non c'entra niente la temperatura attuale, però vabbè, sempre dei light. E poi abbiamo il mini jack, che lo andiamo a collocare direttamente nel nostro smartphone, che lo leggerà in automatico. Io come un deficiente pensavo che ci fosse qualche problema, perché avevo fatto una prova di registrazione e nel riascoltare non sentivo un cazzo, se non fosse che lasciando il mini jack inserito entra in modalità sì registrazione, ma anche in modalità cuffia, per cui non sentivo una cippa. Quando l'ho staccato mi sono reso conto che funziona tutta la grande, quindi non commettete il mio stesso stupido errore. Quindi check, prova 1, 2, 3. Faccio un piccolo test. Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Movila, sono sempre io il vostro faccione intergalattico. Guardate che bella Etna che c'è là dietro, molto figa. Sì, fighissima. E niente, e questo è un test con tutto l'accrocchio. Ho anche il LED acceso, dovrebbe essere alla massima potenza, al 100%, ma ovviamente siamo in una condizione così potente di luce che forse schiarisce leggermente qualche ombra. Ok. Viva l'inquinamento acustico! Ebbè ragazzi, e che ci vuoi dire? Che cosa ci vuoi dire? Tra le altre cose, cari amici, viene dotato il kit anche del Dead Cat, il gattino morto paravento. Dico, in questa condizione non c'è moltissimo vento, quindi anche la spugnetta va bene. Ok, niente, quindi sto vloggando in questo momento con il mio S9 Plus, quindi ovviamente la qualità non sarà eccezionale, con la fotocamera tra l'altro interna. E mi trovo in questo bellissimo paesino che si chiama Pozzillo. Esponiamo un pochettino là sopra. Questa ragazzi è la giornata che c'è oggi qui. Oggi è domenica pomeriggio, saranno, non lo so, le 4. Che ora è, Frank? 4:26? E niente, non so manco in che risoluzione siamo, proprio ho schiacciato rec, quindi dico, vediamo un attimino che cos'è, ma è giusto per farvi vedere se il telefono è minimamente stabile, come state vedendo. Anche ogni tanto stacco da lì così vi faccio vedere. Ah, e da questa parte invece abbiamo l'altro panorama che dà verso Taormina, quindi Taormina, tutta la costa ionica fino ad arrivare qui a Pozzillo, che sta diciamo quasi ad Acireale, tra Acireale e Riposto. E poi la costa continua da quell'altra parte fino ad arrivare a Citrezza, Cicastello, Catania e via dicendo. Così ho fatto anche un pochettino la situazione, il punto geografico. E niente, di molto carino c'è da questa parte da farvi vedere che questa è la timpa. È praticamente uno strapiombo che si estende da Torre Alchirafi fino diciamo a... praticamente qui fino a Pozzillo e poi niente, poi si frastaglia, ecco. Però è molto particolare, molto bella, venitela a vedere. Secondo me, per il prezzo in cui sta in questo momento su Amazon, circa 79 euro, credo di sì. Sì, 79 euro, in questo momento credo che ne valga comunque la pena, perché il solo LED RGB sta sulle 40, 35, 40 euro. E in più anche il microfono ha una discreta capsula, una discreta qualità che può tornare utile anche per le B-cam. Questo per chi non vuole utilizzare questo kit come soluzione da vlogger. Per chi invece vuole
sfruttare tutto il pacchetto, è giusto sapere che comunque i colli di bottiglia, comunque la qualità non eccelsa, la potete trovare sicuramente nelle parti in plastica. Quindi il treppiedino, sebbene supporti, se non sbaglio, circa 3 kg, 2,5 kg, quello che è comunque in plastica. Quindi un'eventuale caduta può sicuramente non garantisce la sua integrità. Stessa cosa dicasi per la testa a sfera, che è in plastica, quindi fa il suo lavoro, ma anche la serratura con la leva potrebbe a lungo andare un attimino causare dei problemi. E poi diciamo la clip che tiene lo smartphone, perché purtroppo non può essere compatibile con tablet, visto la sua estensione, è anch'essa in plastica e quindi soggetta eventualmente a degli urti, quindi ad una rottura. In più la clip non permette di estendersi al punto di poter accogliere una posizione verticale dello smartphone. E io credo che in un kit pensato per i vlogger, che praticamente lavorano nella maggior parte dei casi in verticale, credo che questa fosse una cosa da tenere a mente, che è stata forse dimenticata. Ma ovviamente non ci sono problemi a risolvere questa questione, basta metterlo orizzontale e avvitare la clip Regi Smartphone in un altro modo e si risolve la questione. Quindi poi diciamo gli altri due elementi, che sono quelli del microfono e del piccolo RGB, li ho trovati assolutamente buoni, quindi utilissimi. La calamita, il magnete che c'è all'interno dell'RGB non è potentissima, quindi il ferro a cui lo andate ad appoggiare deve essere abbastanza puro, altrimenti rischia di cadere. Quindi fate attenzione in questo. Quindi niente. Secondo me, tutto sommato, è un kit che vale la pena di essere acquistato se siete interessati ad acquistare anche solo separatamente un microfono stile Rode Micro e un RGB micro, diciamo un piccolo pannello LED. Quindi assolutamente sì. Per chi lo vuole utilizzare come vlog e iniziare a fare qualcosa senza investire un capitale, è assolutamente un prodotto consigliatissimo. Quindi ragazzi, queste erano le mie diciamo i miei pareri su questo kit. Trovate tutto in descrizione. Vi ricordo ancora una volta il canale Telegram. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Io sono Alessandro Costanzo e questo è il canale di Movila. Move your dreams.